Forse qualcuno si sarà accorto che ultimamente Giorgia Meloni gode di molta più considerazione, che improvvisamente non sono più la fascista borgatana, non sono più l'appestata, anzi, mi vogliono tutti, per il fatto che stiamo indubbiamente crescendo, ma credo anche modestamente per il successo del mio libro, che ha fatto cambiare molte cose, non perché abbiano attribuito il successo naturalmente alle mie qualità di scrittrice, ma quanto evidentemente per il fatto che quando un italiano arriva a comprarsi un libro, allora vuol dire che sei destinata a essere Presidente del Consiglio, perché l'italiano medio, signori, non compra un libro a caso, lo sappiamo tutti bene, perché non è stupido, come certa sinistra lo vuole dipingere. E noi dei Fratelli d'Italia ci siamo sempre battuti in Parlamento e nelle commissioni per dire, signori, gli italiani sono persone come noi, ma li volevamo lasciare perdere questi italiani, ma che vanno fatto questi italiani? Per questo siamo contrari. E sempre lo saremo a sto ius soli, che consente a chiunque, pure a ragazzini completamente negri, di diventare italiani, solo per il fatto che sono nati qua. E no, ci vuole un esame, perché per essere italiani ci vuole competenza, signori. Finalmente ci vengono riconosciute doti di intelligenza politica, perché io sono stata capace di restare all'opposizione e di fare un'opposizione ferma, ma non ideologica. E voglio sommessamente ricordare che il gruppo dei Novax vaccinati l'ho inventato io. Un tempo mi si rivolgevano soltanto domande sprezzanti, ma chi ci starebbe 30 sto Fratelli dei Fratelli d'Italia a parte te? E io oggi potrei con agio rispondere che tra le nostre fila ci stanno tante belle teste pensanti, ma non voglio sottrarmi a sta domanda, ma chi sarebbe sto Enrico Michetti che avete messo candidato a sindaco di Roma? Ebbene, devo confessare, con schiettezza, io sto Michetti lo conoscevo tramite radio, effettivamente, evidentemente la radio fa un altro effetto, le persone un'altra cosa, me ne sono accorta troppo tardi, ormai questo è. Chi se lo poteva immaginare che questo continuava a parlare solo da antica Roma? E quando parlavi da Roma contemporanea scappava. Io vorrei fare un appello. Michetti, sì, bravo. T'abbiamo fatto ste due cartelline sui nostri principi per risolvere il problema dell'immondezza. Leggitelo. Ma imparatelo pure e poi buttate, buttate le prime volte. Magari sarai un po' agitato. Poi te passa, poi t'abitui. Bevi del bicchiere d'acqua se te trema troppo la mano. E voglio concludere su questo indegno documentario che state presentando qui stasera, questo pseudo prodotto cinematografico sullo spin time palazzo occupato che io più volte ho definito bivacco di illegalità. Per fare alla regista approfitto una domanda. Vorrei sapere, ho visto che dentro lo spin time si fanno anche parecchie attività per ragazzini, ma secondo lei, mi fia, ce la potrei portare? Io posso pure restare fuori, eh? Dico per lei, magari fa la svaga un po', che qua a Roma non c'è sta niente.